Ah, ecco qua, ecco qua, ecco qua, ecco qua. Ah, sono pronto, sono prontissimo. Bene, 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 bene. Pronto per questa grande avventura. Sì, andrò a Roma a fare dei provini eccezionali e sarò sicuramente un grande divo, un grande divo. Ecco, permetta che mi segga, eh? Buonasera, 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 Bo, 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 buon di botta? No, no, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Francuzzo. Molto lieto, Enzo, molto lieto, molto lieto. Siccome io non leggo bene perché sto cercando. No, lei non legge bene perché il giornale l'ho messo capovolto, scusa. Ah, sai, io sono mancino in questo giornale. C'è. Ma non è c'è! C'è un annuncio enorme! Lei si mette a ballare! E lei si mette a ballare! C'è, c'è, mi sembra di non mi voglio arrabbiare! Ma cosa pazzi! Se ne va! Il numero lo conosce? Sì, sì. Questo. E com'è? 899-444-777-555-443-921-479-0. Vai, vada tranquillo che mi avvio a Roma. Fiorin, fiorello, l'amore bello vicino a te. Fiorin, fiorello, l'amore buongiorno, permesso. Chi è? Oh, ma che bel giovanotto, si accomodi. Che bello che sei giovanotto. Che bello! Che bello! Che bello! E domani sarai sua! Ah. Sua, 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 tutta sua! No, basta, 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 te l'ho detto! Io la banana non te la do! La banana non te la do! Oh! Senna! Chi è? Io sono quello della porta accanto! Questi deve dormire! Ma scusi, ma se io la banana non gliela voglio dare, ma lei cosa vuole, scusi? Mamma, ma Giorgio! Ma mi scusi! Quello deve dormire, allora me la porti a me! Che gliela do io! La prima, la seconda, la terza, la quarta, la sesta, la settima! Sì! Vuole che gliela porti? Vuole che gliela porti a lei? Eh sì, magari! Gliela porto adesso? Ma subito! Tra le sue braccia! Caro lei! Sì. La voleva? Sì. Eccola qua! Tutto questa è una sorta di puntata zero per una nuova trasmissione che andrà poi in onda in reti nazionali, ma non vi anticipiamo ancora nulla. Si chiama proprio, ve lo dico stasera il titolo, perché provini in palcoscenico, quindi daremo la possibilità a tutte le persone anche che sono presenti in studio e in teatro di esibirsi davanti a una telecamera e davanti chiaramente al pubblico. Femmina, sei tu riesci a vivere, ma il tuo segreto non posso che cantare. Un attimo, al mio tre, lei fa scendere la mano, vediamo, è uno, è due, è tre, e si alza quell'altro, eh? Cioè, io abbasso una mano e si alza quell'altro, eh? Riproviamo, rimetta la mano così, attenzione. Abbiamo una donna fantastica, eccezionale, una regina del cinema italiano e internazionale, perché poi devo dire la verità, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Secondo lei, appunto, l'artista, la donna, l'attrice deve essere naturale, deve essere apprezzata per le sue curve, ma quelle che Dio le ha donate? No. Quelle che Dio gli ha donato, brava. E poi deve essere brava. Brava! Hai ragione, hai ragione. Oggi sono soltanto
cappelline e mettono in mostra tutto quello che possono mettere in mostra, che fanno molto male. Devono mettere in mostra le qualità della capoccia. Perfetto. Capito? E quello che si dice, la voce, e come parlare, come doppiarsi, come, perché oggi non hanno né voce, hanno solo un corpo, come dire, un corpo, e molte volte rifà. Brava! E sono senza arte né parte, diciamo. Sì, applausi. E arriva da qui, la vedremo ancora nel corso della serata, chissà che poi magari non ci canterà anche una canzone, chissà che no, non se lo sogni neppure. Io vorrei cantare, ma non sono, canterò quando faremo le puntate per la televisione, ma questo signore non deve mancare. No, ci sarà già, perché è bravissimo, è già scritturato insieme. Come si chiama? Enzo Costanza, mi chiamo, quindi Enzo Costanza. Auguri da me. Vi do un man bacio, per me è un onore, per me è un onore, è un onore. Ciac, vai con la prima. Figli di me. Sì. Sì, però dovrei fare tutto quello. Sì. Che ti dico di fare? E vissero per sempre influenzati e contenti. È bella, sì, fammi scendere, ti prego, dai, sì, ma prima devi parlarmi, e va bene Ciccio. E adesso siediti. Ciccio, dove? Su quella seggiola. Ciccio, lì c'è il chiodo, ma non funziona più, e non funziona più la pietrina. Grazie al microfono. È un bravo incredibile. Grazie. Ma dove l'hai trovato? È nella traversa della mangiata. Bravissima. Anche come regia, bravi tutti. Brava Donatella soprattutto. Ma anche che scrive, che lavora, ha fatto tanti lavori. Ne ha fatto uno stupendo con me, con Sordi, con Monica Vitti, con tanti personaggi, con tutti i personaggi italiani e stranieri. Silvana ancora non lo sa, ma sarà una delle protagoniste di questa trasmissione Provini in palcoscenico. Con grande affetto vi ringraziamo per essere venuti qui, vi salutiamo con una canzone che canteremo. E arrivederci
alla trasmissione Provini in palcoscenico. Ciao a tutti, intanto cantiamo questa canzone.